bisogno di conoscere la verità, di conoscere la parola del Signore, perché i cieli e la terra passeranno, ma la mia parola, dice il Signore, dura in eterno. La parola di Cristo dura in eterno quando il mondo finirà, quando i governi finiranno, quando tutte le cose terrene scompariranno, la parola dell'Eterno continuerà a brillare nei secoli dei secoli. La parola di Gesù Cristo è la luce eterna. E questa parola che predichiamo vuole illuminare il tuo cuore, il tuo cuore che sta vivendo nel buio, la tua anima che è prigioniera delle tenebre, la tua anima smarrita, la tua anima perduta deve essere illuminata dalla luce di Gesù Cristo, dalla luce del Vangelo. Ascoltate cari, Gesù Cristo è la luce del mondo, secondo ciò che è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, al verso 12, Gesù Cristo dice: io sono la luce del mondo, io sono la luce del mondo, dice il Signore, dice lo Spirito Santo, io sono la luce, chi mi segue non resterà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Uomini, donne, seguite la luce, diventate figli della luce, mentre c'è ancora tempo, non siate figli delle tenebre, non siate figli del peccato, non siate figli di Satana, siate figli di Dio, mediante la fede nel suo figlio, mediante la fede in Gesù Cristo, voi potete diventare figli di Dio e potete ricevere la luce del Signore, la luce dello Spirito Santo nei vostri cuori, affinché il vostro cuore sia liberato dal buio. Ci esubiamo. Affinché il vostro cuore sia liberato dal male, affinché il vostro cuore sia liberato dal peccato. Credi nel Signore Gesù Cristo, che è morto per noi su una croce. Egli fu crocifisso per noi, per redimerci. Egli diede se stesso come un sacrificio espiatorio, come un sacrificio perfetto, unico sacrificio che può togliere il peccato e può togliere il buio da dentro di noi. Vi voglio dire, quando tu credi in Cristo, la sua luce entrerà dentro di te e la sua luce ti libererà dal buio. La luce del Signore farà sì che l'oscurità vada via, che le tenebre vadano via, che il diavolo vada via dal tuo cuore, dalla tua mente, dal tuo corpo. Perché il Signore Gesù Cristo ancora oggi libera gli oppressi, libera i prigionieri. Nel libro degli Atti degli Apostoli, ascoltate, capitolo 10, versetto 38, dice così: che Dio ha unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andava attorno, andava dappertutto a guarire gli oppressi, a salvare i peccatori e le peccatrici, a guarire gli ammalati e a liberare quelli che erano sotto il dominio del diavolo. Gesù ti vuole liberare anche a te, vuole liberare anche te, uomo, donna. Gesù Cristo ti vuole liberare.
dominio del peccato, dal dominio delle tenebre di questo mondo. Gesù Cristo vuole liberarti, Dio vuole liberarti, perché sta scritto nella Bibbia che Dio desidera che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Tu hai bisogno di conoscere la verità. La verità ti renderà libero. La verità ti illuminerà. La verità cambierà la tua vita, il tuo cuore, dandoti un cuore nuovo, liberandoti dal buio, liberandoti dall'oscurità, dalla confusione. Credete in Gesù Cristo, il Figlio del Dio. Citato il terzo giorno ed è vivente più di prima, perché Lui è Dio e si è fatto uomo anche per i tuoi peccati. Carissimi che ascoltate e che siete qua di passare in questa città, carissimi di Bologna, dovete sapere che il Signore dei Signori, alleluia. Sì, Padre, riversa il tuo spirito potentemente e illumina i cuori nel nome di Gesù. Ancora sta parlando al tuo cuore. Gesù Cristo è morto anche per i tuoi peccati. Per i tuoi peccati, e un motivo c'è, perché senza Cristo il tuo spirito è morto, senza Cristo la tua anima è perduta. Ma oggi, se odi la voce del Signore, non essere più ribelle o indifferente alla voce del Signore Gesù Cristo, perché in città di Bologna devi sapere che Gesù ti ama. Gesù è morto anche per te, perché ti ama, perché l'uomo che vive senza Gesù Cristo sta perdendo la tua anima all'inferno. Ma 2000 anni fa, a Dio è piaciuto dare tanta vita. 2000 anni fa, Dio ti è fatto un uomo per i peccati di tutti noi, e chiunque crede nel Figlio di Dio, Gesù Cristo è Signore, riceverà la vita eterna. Se oggi odi la voce di Cristo, farne tesoro, non essere più orgoglioso o indifferente. Gesù è morto per i tuoi peccati, per darti la vita eterna. Alleluia. La Bibbia dice, carissimi che ascoltate, qua a Bologna, la Bibbia dice, gloria a Dio, il salario del peccato e la morte, è scritto nella parola di Dio. Così dice il Signore, carissimi di Bologna, il salario del peccato e la morte eterna, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo. La vita eterna. Oggi, se odi la voce del Signore, apri il cuore a Gesù Cristo e risorgi dai morti, perché Gesù Cristo oggi vuole risuscitare la tua anima, perché l'anima dell'uomo senza Cristo è già morta, è già sta all'inferno. Gesù ti ama, ama proprio te, è morto per i tuoi peccati, e se tu non ti penti dei tuoi peccati, sarai giudicato dal tribunale di Cristo, perché, gloria a Dio, tutti compariremo un giorno davanti al tribunale del Signore Gesù Cristo. Mettitelo bene in testa, che tutti andremo davanti a Gesù. Lascia i tuoi peccati, chiedi perdono a Gesù. Lui è morto per i nostri peccati.
per donarci un futuro di pace, per donarci il Alleluia, paradiso, grazie. Per darci la tocca, vita eterna. Non rifiutare la grazia di Dio, è una grazia. Dio ci ha fatto una grazia, per un regalo, un dono. Ha donato la vita eterna a tutta l'umanità. E la vita eterna è nel suo figlio Gesù Cristo. Gesù Cristo ha preso i nostri peccati, carissimi, e li ha portati, se li ha caricati su di sé e li ha portati sul duro legno della croce. Anche i tuoi peccati Gesù ha portato sulla croce, i miei peccati e quelli di tutti i giorni. Non rifiutare la grazia di Dio, lo scopo del sacrificio di Cristo. Lui ci ha preso i nostri peccati affinché noi, morti al peccato, vivessimo per mezzo di Lui, di Gesù Cristo il Signore. Aprite il cuore, invocami, dice Gesù, invocami oggi e io ti...